la presentazione del programma per la commemorazione dei defunti. Sì, anche quest'anno ci sarà la commemorazione dei defunti, anche quest'anno ovviamente la città espanderà l'orario di visita del cimitero fino all'occasione del 2 novembre per dare la possibilità a tutti e tutte di poter visitare le tombe dei loro cari, poterle pulire, mettere i fiori, eccetera. Quest'anno l'accoglienza ai cimiteri, come l'altro anno, sarà ancora più gradevole grazie all'intervento dei senior civici e dei volontari dei giovani per Torino che con un tablet accoglieranno i visitatori ricercando direttamente qual è la tomba del loro defunto e potendoli anche accompagnare. Questo anche per semplificare la vita di coloro che in qualche maniera si recano ai cimiteri in questi giorni. Oltre a questo ci sarà un ricco programma di iniziative culturali dovuto a un bando che è stato fatto da FCI che in qualche maniera assieme alla rassegna dei cori che è una perla preziosa di ogni anno, allieteranno in qualche modo e accompagneranno le riflessioni e i pensieri di coloro che vanno a trovare i loro cari. Migliaia di persone in queste settimane si apprestano appunto nella preparazione delle tombe dei loro cari e è importante che l'amministrazione gli dia tutte le possibilità di vivere questo momento accompagnandoli anche con qualcosa che gli dia la possibilità di pensare, di ragionare, di vedere qualche coro, sentire qualche musica, anche perché nel momento del ricordo è bello ricordare sia purtroppo la tristezza del distacco ma anche i pensieri belli che ci hanno lasciato in vita. Nella giornata di oggi sono state anche presentate le attività svolte nell'anno da AFC Torino, la società del comune che gestisce i 6 cimiteri della città dal 2006. Sì, abbiamo fatto un riassunto dove diamo conto delle maggiori, diciamo, dei dati più importanti che riguardano ovviamente il nostro core business che è quello di garantire la manutenzione dei cimiteri cittadini e abbiamo anche voluto evidenziare che quest'anno è continuata e si è rafforzata la valorizzazione culturale dei cimiteri che comunque sono un patrimonio storico e architettonico molto importante per la città e in occasione di questo periodo che è quello in cui i cimiteri sono più visitati abbiamo cercato anche di ampliare l'offerta proprio di momenti culturali che siano anche uno spunto per la riflessione e per il ricordo dei nostri cari. Il programma di eventi culturali previsti nei cimiteri cittadini durante la commemorazione? Il programma è molto vario quest'anno in quanto è stata fatta scelta di indire un bando per la manifestazione di interesse a esibirsi all'interno dei cimiteri cittadini con corali che erano poi alla fine le varie proposte che venivano fatte negli anni precedenti ma non solo, anche con ensemble musicali, jazz piuttosto che di giovani che hanno rappresentato per la città di Torino già dei punti di partenza con Mito Settembre Musica e delle vere e proprie esibizioni teatrali.